Bimbo. Chi è che vuole le coccole? Buongiorno. Allora, mi è stato richiesto sotto il video di Alessandro una giornata tipo da genitori. Allora, non sappiamo bene a che ora comincia la giornata tipo da genitori perché non ha un inizio e non ha una fine. Comunque sono le 9 e 15, 16, 17, 18, le 9 e 20 di sabato 12 ottobre. Alessandro ha appena mangiato, è stato cambiato tutto e adesso rinizia un altro giorno. Non guardate il casino perché devo fare il cambio stagione, l'ho iniziato domenica scorsa e devo ancora finirlo. E guardate qua, mi ritrovo Indira sopra il letto che è andata dal parrucchiere della settimana scorsa. E troviamo un fagiolino, piccolo mostro in radio, c'è un fagiolino, eccolo qua, guarda la mamma là. Sempre con le bavaglie su, con le crosticine nell'occhio, povero piccolo amore della mamma. Sì, ma lo stai filmando rovesciato, però beh, il papà anche io sono rovesciato, il papà puntiglioso. Così devo filmarti così? Direi, così forse se lo vedono dritto. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente? Secondo Ciao te... bimbo! Adesso facciamo ancora un po' di coccoli nel... Adesso vi mostro quanto grandi sono diventato. Nel lettone. Da ieri. Mi distiro. Fatti sentire. Ciao ragazzi. E l'altra? Chi c'è? E l'altra c'è? Lì? Che c'è? Ciao. Dov'è Alessandro, Indira? La vicino Alessandro. Sei vinto? E la vicino Alessandro. No. Adesso facciamo ancora un po' di coccole nel lettone e poi andiamo giù a fare colezione, che oggi la mamma deve finire con il cambio stagione. Sì! Come è diventata la tua cameretta? Lo facciamo vedere com'è la tua cameretta adesso. Qua abbiamo il mangiapannolini, utilissimo. Il fasciatoio con tutti i pannolini, scatoline, cosine. E qua abbiamo il lettone grande. Con le pecorelle, la tua tendina nuova di Cars, poi abbiamo la balanza e poi il casino di vestiti della mamma invernali da mettere via. Oggi mi dai una mano? Mi dai una mano? Pronti per la colazione? Si fa con i miei amici. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, due fanali bellissimi. La scena è pronta. Dopo fai anche... Dimmi amore, dimmi. Le somme del latte. Le somme del latte. Tanto da avere un... anche... un po' di medicine da prendere, erbe. Bimbo, chi è che vuole le coccole? Ma hai fame? Amore, hai mangiato alle 8:20. Hai fame? Sì, che fa? No, non hai fame, hai voglia di coccole te. Hai voglia di coccole, parabuto. Devo stare in braccio della mia mamma. Bacio mamma. Mio piccolo.
Quando è che lasci andare la mamma a darsi una sistemata? Adesso cos'è che facciamo? Adesso se Alessandro fa il bravo bambino, la mamma deve prendere il tiralatte e togliersi un po' di latte, visto che te non ti vuoi attaccare la teta. Vero? È vero? Oggi tu vuoi le coccole, vuoi le coccole della tua mamma. Cosa fai? Dove vai? Ah, io non pisicarmi però. Ma no, pisicarmi, farabutto. È un farabutto, sei un farabutto. Sì, che sei un farabutto. Adesso ti do le pape ancora. Sì, sì. Sì, furbo. Batterie, Vicentine. Chi è che sta mangiando di nuovo? Il bibo? Chi? Tuo figlio. Chi c'è lì? Chi controlla? Buon appetito, signorino. Grazie. Ora del bagnetto prepariamo l'acqua col termometrino. Un pontigano. Eccolo! Sono venuto fuori! E ora pesiamoci! Pesiamoci, vedere quanto ciccioli siamo diventati! Ma non lo spogli prima? Ma sono file. Devi sempre insegnarsi cosa fare la mamma. Guarda buttena. Abbiamo passato i 4 kg. Era ora? Sono esattamente 4 kg e 20 grammi. 20, 30. 4 kg e 20, 30. Tagliati fini. Tagliati pure fini. Piccolo, piccolo, piccolo principe. Adesso facciamo un bacetto, bacetto, bacetto. Appena strappo la ricoltrice. Smettila. Ciao. Vai via. Qua c'è un bimbus. Ehi, Alessandro. Chi è che va a fare il bagno? Sì. Io perché puzzo. Puzzo. Hai sudato come un maiale. Falso di lavorare. Dai, povero. Sorrido. Amore, dammi una mano. E dammi una mano, no? Tenelo te questo qua. Piccolo principe. Chi è che nasce un'altra volta? Io. E adesso vediamo la sorpresina. Mi agito perché c'ho freddo. Ciao, sono un occhio. Sono pipì. Vai. Faccio il bagnetto. L'acqua, abbiamo dell'acqua a 35 gradi. A 35 gradi. Mio Dio. Quanto mi piace a fare i bagnotti. Di papà. Che bello questo bagnetto. Via. Non voglio che mi tiri fuori il mare. Dopo dobbiamo fare anche quella cosa brutta che non mi piace per niente, pulire il nasino. Vero? Bibu.
Quanti schifo! Fanno schifo queste garze. Schifo, schifo, schifo. Perché fanno schifo? Perché si sfilacciano. Il papà. Ma no, perché si sfilacciano tutte. Schifo, schifo, schifo. Eppa. No. E adesso? Pronti? Fermo. Voi siete pazzi, volete farmi annegare con l'acqua nel naso? Dai, Bimbus. Basta, basta, è finito. Fatto tutto. Adesso vestiamo il Bimbus. Facciamo vedere come ti vesti oggi. Body H&M, calzetti della nonna e vestitino della zia Francesca, della Bimbus. Con scarpine, perché la mamma voleva mettere queste che ci ha regalato la zia mia, però sono troppo grandi. Abbiamo il pannolino, c'è tutto il pisellino fuori. Copriamo così. Aspetta, non si vede. Aspetta, invece di mettere i quadratini. Aspetta, okay, che mi serve l'asciugamano per asciugarlo. Bimbus, Bimbus, Bimbus. Vero, pishon, 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 pishon. Non si può vedere, non si può vedere, censured. Ok, adesso mettiamo anche la cremina, quella buona, buona, buona. Fermo lì, che c'è freddo. Via, 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 via. Dove Adesso faccio la finché la mamma non c'è. Ti pettiniamo. Mo ti pettiniamo, mo ti pettiniamo. Piace al papà. Adesso mettiamo questa cremina buonissimissimissimissima. Quando abbiamo finito quella che abbiamo, andiamo a comprare questa. E io sono super figo con i capelli all'indietro. Che sta facendo Alessandra? Non è neanche capace di vestirsi da solo, non è? Eh? Minchino, io minchino di fronte al mio fratellino. Seduta, seduta. Abbaia, 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 Indira. Ti 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 ti. Guardate che bello che sono. Facciamo vedere l'outfit. Siamo belli. Adesso andiamo a dormire. Vai a fare le ninne? Sì. Ciao, vai a fare le ninne, che la mamma sistema. Andiamo su la lavagna per il viaggio. E vai a finire di mangiare. Anche tu vai a finire di mangiare. Questo è l'armadio di Alessandro. Guardate che belle le scatoline delle nonna box. Con tutti i calzini dentro. Dov'è la neve? No! Ma è neve? Sì! Io passo! Chiamiamo la nonna Paola. Vale. Piccolo topo? Guardi la TV? Non sei un po' piccolino per guardare la TV? Oddio che becco! Oddio che becco! Faccio il becco per guardare il mio papà. Per la prova di oggi, dai. Comunque contentissimi per la stagione, per il titolo che finalmente è nostro. Adesso qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte della C-Sport Magazine.
scorreggia. Chi scorreggia che dobbiamo fare? Sta per fare un bel caccone. Ciao. Ha raggiunto un livello più alto. Il numero uno in testa delle scommesse online. Con le migliori quote sulle favole. Mi fa vedere il mio bambino. No. Fammi vedere il mio bambino. Vieni, che ti mostri il tuo bambino. Ciao bambino mio, oddio quanto sei bello. Sei bellissimo, però sto facendo caccone. La mia mamma che guardo fuori dalla finestra, sto studiando il mondo. E c'ho coraggio di avere ancora fame? No, perché lo avanzi poi. Chi è arrivato? Adesso ci mettiamo la buccia di limone, che è quella che perché il succo va bene, da un po' di acidità, non ne mettiamo troppo, però è la scorza. Adesso arriva il bibe. Sono arrabbiatissimo. Ho mangiato. È già meno 10 a mezzogiorno, devo sterilizzare tutte le cosine qua e metterci da mangiare finché Manuel è di là con Alessandro. Allora, appena buttate le penne, vediamo se l'acqua rinizia a bollire, magari si alza il fuoco, eccola. Subito con il tonno e le olive taggiasche oggi. Buon appetito! Buon appetito! Il bimbus ha già mangiato. Abbiamo deciso di fare una passeggiata e adesso stiamo andando a piedi a fare un po' di spesa. Eccoci, e arrivati al Decathlon. Ritiene! Arrivati, sono le ore 4. Piccola passeggiatina dell'una e mezza. Adesso Alessandro si sta svegliando e vuole le pappe. Subito veloce. Ragazze, noi abbiamo appena mangiato e cambiato anche il culetto. Invece il papà è andato a fare un po' di spese se vogliamo mangiare questa sera. Adesso cosa stai facendo? Hai vomitato adesso la mamma? Puoi fare... Eh sì, un pochino sì. Aspetta che puliamo questo bimbo. Abbiamo ripulito questo bimbo. Bimbo, bimbo. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Adesso la mamma ti mette nel dindolo che ti piace tanto. E adesso la mamma, finché tu dindoli, si toglie il latte. Gatte, 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 gatte! Stasera dovevano venire i nostri amici, invece è rimandato tutta la settimana prossima. Adesso io vado a stendere la lavatrice. Manuel porta la... su internet la lavatrice? Porto sulla lavatrice? Voglio vederti stendere la lavatrice nel stendere. Dai! Manuel sta cercando la ricetta per fare il maccafame, che è un dolce tipicamente... Tipicamente tipico. Tipicamente tipico. Alessandro è sveglio, non vuole dormire, ha già mangiato 25 volte da quando siamo tornati. Vero? Bimbo, bimbo, bimbo! Bimbo, bimbo, cicciolissimo! Ciao! Ciao! Vai, che mosso!
Guarda che guancioni, ciccione, ciccione. Andiamo a stendere la lavatrice. Bene, finalmente è arrivato il momento di fare una doccia. Sono le 6:10 passate. Adesso Alessandro sta dormendo, Manuel sta finendo di farsi il dolce che mangiare solo lui, perché io cioè proprio non mi piace. E niente, quindi adesso doccetta, poi mi rivedrete in pigiama, perché questa sera appunto siamo a casa da soli, quindi ceneremo, divano Italia Got Talent, e poi si andrà a letto presto. Doccia fatta, capelli asciugati molto approssimativamente, ma non ho più tempo perché devo andare a dare da mangiare ad Alessandro, quindi adesso scendo, vado a dare da mangiare ad Alessandro mentre Manuel sta preparando la cena. Noi ci vediamo più tardi nel divano a guardare Italia's Got Talent. Ciao! Dimenticavo, comunicazione di servizio, mi scuso con tutte se non riesco a rispondervi ai messaggi, tenete presente che io li leggo tutti, infatti ho visto una miriade di commenti, di complimenti sotto il video di Alessandro e sotto anche gli altri video che mi arrivano. Scusate appunto se non riesco a rispondere a tutte, e il problema è che dal telefono dove io guardo i commenti e tutto quanto non si può più rispondere ai commenti. Se invece si può e io non so come si fa, magari spiegatemelo qui sotto, che mi fate un favore. Ciao! We are the champion! We are the champion! Che topo! Che topo! Le poppate notturne non sono state registrate perché tra il nostro sonno e le urla di Alessandro, la telecamera è stato l'ultimo pensiero. Comunque vi salutiamo, a presto!